vengo. Eppure dovrebbero aver vinto, quindi. Callinica, ma questa è musica russa. Prego! Prego! Prego, ho visto qualcosa. Eccolo! Prego, cos'è? Un omaggio a Colivano. Prego! Anzi, a Colivanovski, come lo chiama Biscardi. Prego! Prego, ci sente? La vediamo! Prengoschi! Venga fuori! Ce lo siamo giocato. È già andato? Ah! No, la balalaica! Frengo! Cosa ci fa? Frengo, solo? Fare la barba prima di andare in televisione pare brutto. Il 9 gennaio! Tipico canto russo. Marmellata. Frengo! Cammina e vattene. Frengo! No, senta, io capisco poco della lingua, ma penso che non sia il caso di dire queste parole. Prego. Vi sembra il mio gioco? Sembrava, sì, sì. Sembra. Abbiamo il gioco capito. Dura poco, Frank. Esatto. Lei ce l'ha insegnato? Vladimir? Mi tieni Vladimir? Chi è Vladimir? Sono tutti russi lì? Via Vladimir... Franziskis, perché vogliamo parlare di calcio? Vabbè, come mai? Il Foggia ha vinto. Venuta voglia, eh? Come mai? Entriamo in sintonia? Entriamo in sintonia. Prendiamo in considerazione il gioco del calcio? Parliamo del gioco del calcio. Foggia Fiorentina. Oh, ha studiato stavolta. Cos'è, scusi? Cos'è? Hanno aperto la caccia in Puglia? Sì, ad Alberobello, credo. Intervallo. Come intervallo, scusi? Intervallo. C'è un gol di Rui Costa, scusi. Un gol di Rui Costa. Nel primo tempo. Nel primo tempo. Gol banale, vantaggio antisindacale. Dichiaratamente detto all'unisono. Sì. Dai 160.000 spettatori. C'è tutti foggiani. Incazzo di 4 miliardi. Vabbè. No. Vabbè, intervallo. Intervallo. Ecco. Karaoke con le balanche. Con le balanche sarebbero le balalaiche. Karaoke russo. Certo. E poi abbiamo rivisto il dottor Zivago in lingua originale fuggia. Interessante. Perché foggiano. Interessante. Allegria, immagino, lo spogliatoio. Sempre nell'intervallo lo zar Kalashnikov sì, improvvisava degli show di lingua in cirillico. Ah sì? Cioè tipo... Oh, Darkus! Ma che cos'è sta roba? Oh, Candy! Ma lei sta scherzando? Oh, Magliowski! Vabbè, senta. In sintesi, ha dimenticato Tchaikovsky. Com'era in sintesi? Dostoevskij! Ah, la domanda era quella. Mancava da parecchi mesi all'appello. Eh certo, era stato a curarsi. Nel secondo tempo, all'improvviso, il tavoliere dei Fugè si trasformiamo in un ridente paesaggio siberiano. Ridente? E a quel punto Alexander Kalashnikov si trovava a suo agio. Ma sì, ma cos'è, ha messo la neve sul campo? Giocatori della Fiorentina infreddoliti attanagliati dal freddo mo che freddo che fa mo gli scappava anche la pipì così attanagliati dal freddo si accendevano un fuocherello bivaccando di fronte alla porta di Toldo Bertoldo. Senta, ma che partita ha visto lei? Sembravano degli immobili matriosche in porcellana in attesa dell'imponderabile. Ecco, certo, gol l'imponderabile. Ah, l'imponderabile, il gol di Colivano. Uno pare che freddo, che freddo. Vabbè, vogliamo a quel andare punto avanti. Il volto di Toldo Bertoldo sembrava in maniera impressionante a quello dell'idiota di Dostoevskij. Per favore, non offendiamo nessuno, cortesemente. Poco dopo, sì, chiaramente dopo poco, con questo freddo dopo poco, certo. Sembrava di essere nel Bolshoi. Lo riconoscete il Bolshoi? Dove si danza? Vedo sempre la Siberia. Dove si danza? Ah, ecco, sì. No, senta, si fermi. Lo riconoscete? Così dove danzano. Anche si canta? Certo. Che ne no, mia sta canzone. No, basta. Vogliamo andare avanti? I giocatori Fugè improvvisavano una coreografia del Lago dei Gini. Certo, sì, come no. Abbiamo visto tutti, no? La Paperetta Bressan. Ah, sì? No, è ritornato il fesso di prima. C'era l'anatrocolo Cappellini. Ah, sì? Assomiglia un po' alla Paperella. E c'era Alexander Francis che scappava. Chi è? Mi piace questo gioco. È bellissimo. A quel punto gli hanno indossato un vestitino di piume a Toldo. Gli hanno indossato a chi? A Toldo. E lui ha interpretato una struggente morte del cigno. Sì, com'era? Ma... Me la vuole, smette. 2-1 direi così. Ecco. C'è stato un terzo tempo. Ah, sarebbe la prima volta. C'è stato un terzo tempo. Abbiamo capito. Terzo tempo. E cos'è successo nel terzo tempo? Nel terzo tempo i giocatori viola della casacca viola, sì, che erano in maglia bianca ieri, nello spogliatoio hanno riacceso un vuocherello, sì, utilizzando la gamba di legno di Pinocchio Battistuta. No, senta, che gamba di legno, solo perché ha sbagliato non dei gol. Non li segnava nessuno. In tribuna stampa hanno detto esaurimento Catuzzi. Beh, in effetti. Cosa ha detto? Abbiamo vinto, non montiamoci la testa. Beh, giusto, al gol
prima di raggiungere la zona UEFA. Andiamoci piano. Dobbiamo ancora affrontare il girone di ritorno. Beh, in effetti non hanno ancora partecipato. Il presidente della Fiorentina, ma come era contento? Ah, sì? Divertito a lei! C'è chi vai? Spensiera, scherza, barzelletto, voli motosca. Come era divertito? Ma davvero? Gli hanno fatto l'antidoppio. Ah, ecco. Che hanno trovato? Fatto due palle nel gruppo sanguigno. Come due palle? Hai due gol del fuoco.